Ciao a tutti ragazzi, Vinci right here. Questo è il mio primo vlog, penso sarà il primo e forse l'ultimo. Non so quanto sarà divertente, penso poco. Però ho cercato di portarvi con me da Seoul a Milano, Castello Sforzesco, per poi tornare a Seoul. Buona visione. Ultimi esercizi in palestra prima di partire. Sto arrivando. Arrivato. C'è poca gente. Sto arrivando. Ho appena mandato via i bagagli. Però non lo so, 10 minuti qua col papi. E poi si entra, si parte. Notte, non c'è nessuno. Siamo dentro l'aeroporto di Incheon. Io andare al gate 250. Parcando, c'è lì l'aereo. Sto arrivando, arrivo. 16 a Milano, Castello Sforzesco. Ricordate, prendendo l'aereo, sto entrando. Sono salito sull'aereo. Vedete il mio posto. Vicino all'ala, l'ala sinistra. Dopo gli scavo calcio, provo alla sinistra. Qua a Parigi sto aspettando l'imbarco per Milano. Poi là. E lì c'è una bella giornata. C'è un freddo boia qua dentro. Ragazzi, sono dimenticato di fare le storie all'uscita dall'aeroporto, che sono uscito tutto di fretta, ma sono a casa finalmente. Ho finito di modificare le basi, adesso manderò tutto. Adesso mando tutto. Mi sono appena svegliato, sono le 9:33, ho dormito circa 12 ore. Oddio, sto morendo. Ragazzi, oggi dopo la dormita devo fare una riunione qua a Kinetic Vibe e poi lunedì vedrete, saprete un po' di tutto. Cioè, un mio amico, Bomjo. Oggi 16 agosto, è Ferragosto, buon Ferragosto a tutti. Io sono in camera, ieri mi sono dimenticato di fare i video, oggi pure. Stamattina sono andato a fare il tampone, negativo ovviamente. Oggi è 16, 9:53 di mattina. Stasera ci sarà Sono appena arrivato qua davanti all'uomo per vedermi con Bomjo. Faremo un caffè e poi mi sa che andremo al castello a fare le prove. Sempre iniziare il sound check. Ciao a tutti! Oggi è il 17, il giorno dopo l'evento, sono le 10, ho dormito all'incirca 5 ore. In realtà non so perché mi sono svegliato adesso. Sono appena uscito, sono andato a prendere il caffè dal mio amico. C'è un sole che ovviamente sto bruciando. Adesso per scegliere che mi avete dato voi, Vivis. Oggi
è il 18, sono ancora qui a Milano. Non ho potuto fare molti video ieri, oggi, stamattina, eccetera, eccetera, perché ho fatto niente. Adesso sono a casa di un mio amico, ci siamo fatti un bel caffè, una bella giornata, come sempre. Stavo guardando le foto che mi aveva mandato una ragazza dell'evento, poi alcune ve le metterò. Cosa farò oggi? Alcol. Ieri, alcol, sempre così, fino a quando me ne andrò via. Non so quanti video riuscirò a fare perché non sto facendo niente, non sto uscendo neanche in centro, sono qua dove abito. Oggi è il 19. Cosa ho fatto oggi? Non ho fatto niente, come sempre. Molto bello proprio, non sto facendo proprio niente. Ciao a tutti, oggi è il 20 di agosto. Sono sempre qua a casa del mio amico. Ci siamo fatti un caffè, mi stava preparando da mangiare. Arriveranno altri amici, ce ne faremo una cena qua tutti. Tutti buongiorno, oggi è il 21. Non sono ancora ripreso dalla sbronza di ieri, sono svegliato troppo presto perché devo andare a fare il tampone. Ho fatto il tampone, ovviamente mi sono dimenticato di fare il video. Tè al limone, questo per le zanzare che ti annunci. Ho fatto un pisolino, questo è quello che sto mangiando. Qui, fratello, mia madre, mio padre e l'altro mio fratello. Questo è il menù di oggi. Stamattina non ho fatto nessun video perché mi sono dimenticato, come sempre. Piadina, dopo aperitivo e cena fuori con gli amici e domani ciao ciao. Domani ciao ciao. Sono venuto all'ultima cena qua con gli amiconi. Too good. No, guardate qua. C'è vero? Passa. Nato. Too good. No. Sono le 3:30. Ancora cosa sto facendo adesso? Sto aspettando la zanzara che mi sta rompendo le palle tutta la notte e la ucciderò con questo. Yes. Poi vi farò sapere. Penso di farla uccisa, però è ratta, non lo so. Andrò a dormire di nuovo. Buonanotte. Ciao a tutti, oggi è lunedì e si torna a Seul. Sarebbe meglio la cosa del fratello. Il biglietto dell'aereo alle 4, quindi adesso andremo a mangiare. Pranzina e poi una piccola spesa e bisogno del quarto. Sono venuto a mangiare e sono venuto a scoprire che il mio aereo non era alle 4 ma alle 6 e quindi ho molto tempo. E sono uscito già con i bagagli e sono in barco. Peace. Ciao a tutti, sono tornato qua dove abito e mi sono appena fatto un caffè e niente, sarò un po' a casa penso. Poi verso le 4 partirò per Linate perché, come ho detto prima, io non sapevo che l'aereo fosse alle 6. Pensavo fosse alle 4 e invece. Comunque qua c'è un sole della Madonna. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, sono arrivato qua in aeroporto. Biglietto aereo per prendere l'ultimo caffè. Poi si parte. Sono entrato. Sto girovagando per il mondo, è venuto a sera da cera, perché non c'è posto, non c'è niente qua. Perfetto. Perfetto. Dopo 20 minuti che sono stato di qua, di là, avanti e indietro, ho trovato un posto finalmente. Da tutti i vostri regali, qua ci sono le lettere pure, c'è il segno. Devo aspettare ancora un'oretta. Sono arrivato un po' presto perché ero sicurissimo che ci sarebbe stata tantissima gente, ovviamente c'è tantissima gente e basta. Buon pomeriggio. Ragazzi, sono appena salito in aereo, adesso si vola per Amsterdam e poi Seul. Devo fare 2 settimane di quarantena, poi si lavora sempre. Sono sano e salvo, appena atterrato da Amsterdam, adesso 3 ore attesa. Poi 10 ore e 55 di viaggio verso Seul. Sto
passando dall'altra parte dell'aeroporto perché devo passare dall'altro gate, poi cena, guardiamo un po' la partita del Milan e poi si torna in aereo. Ho preso il mio menù. Il menù di oggi sarà McDonald's e single big taste. Sarà troppo buono. Ok, buon appetito e forza Milan, perdono. What's good? Faccio vedere cosa ho preso da mangiare. Guardate quanta roba c'è dentro. Io dopo questo hamburger qua non mangio per 24 ore. Comunque devo dirvi che 5 minuti, finito. Non è così, cioè non ti riempie così tanto però. Pensavo peggio, era buono. Adesso finisco un po' di patatine, le metto lì in un angolo, dato che tra 10 minuti inizia Milan. Forza Milan. Andando in aereo, il Milan stava vincendo 1-0. Speriamo che finisca così. Appena atterro per andare a vedere i risultati. Entrando. Mi sa che hanno finito gli imbarchi e indovinate. Non c'è nessuno. Però il viaggio sdraiato è sempre a posto. Ragazzi, stiamo partendo. Tornato, non ce la faccio più, ho bisogno di un letto, voglio andare a dormire. Ok, ma c'è un casino. Sono arrivato davanti a casa. Guardate che bello, uno schifo. Ciao a tutti, è stata la prima giornata di quarantena, sono le 7:26. Che giorno c'è oggi? Sono bucato. Un giorno de merda. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, è il terzo giorno di quarantena, volevo finire questo vlog, questo viaggio che ho fatto insieme a voi per andare da voi, fare il concerto, perché stando in quarantena sono stato 3 giorni, due o tre, e non ho fatto molto durante la giornata, quindi non sapevo cosa filmare, cioè dato che ero qui a fare niente, quindi ho deciso di chiuderla qui. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno guardato questo video e tutte le Vivis, grazie mille davvero, è stato bellissimo lunedì 16, non me lo dimenticherò mai. Ho qui tutti i vostri regali, le lettere, le magliette, le ho portate tutte. Quando tornerò ci rivedremo, tornerò presto. Speriamo. E grazie mille davvero di nuovo. Ciao ciao.